È stata inaugurata questa mattina l'isola ecologica interrata in piazza Anita Garibaldi. Si tratta della seconda isola interrata presente in città dopo quella realizzata in piazza Andrea Costa, dove nel 2011 si è superato il 60% di raccolta differenziata. Obiettivo di ERA con questa seconda isola interrata è quello di potenziare i sistemi di raccolta già attivi nel centro di Ravenna e consentire una migliore organizzazione degli spazi urbani, riducendo il numero dei contenitori e del passaggio dei mezzi di raccolta. Per incentivare l'utilizzo dell'isola ecologica, ERA riconoscerà uno sconto sulla bolletta della tariffa di igiene ambientale di 15 centesimi per chilogrammo, grazie ad un lettore ottico posizionato sulle torrette, che riconoscerà l'utente grazie ad un codice a barra presente sulle bollette stesse. Prima dell'inaugurazione, nella sala Cavalcoli della Camera di Commercio, si è tenuto un convegno sui ritrovamenti archeologici di piazza Anita Garibaldi, venuta alla luce durante gli scavi per la realizzazione dell'isola ecologica interrata. Oggi inauguriamo la nuova stazione ecologica interrata di piazza Anita Garibaldi, che è stata realizzata in questi ultimi mesi, peraltro con un ritrovamento di un mosaico di età tardo antico romano. E quindi in questa occasione vogliamo anche raccontare come abbiamo, come dire, preservato il mosaico ritrovato nello scavo, come lo abbiamo salvato, diciamo così, da possibili manomissioni e come sarà valorizzato nel prossimo futuro, perché questo mosaico sarà restaurato e poi esposto a Ravenna in una sede deputata per questo. Quali sono appunto gli scopi di un'isola ecologica? Beh, l'isola ecologica interrata è uno strumento per favorire, incentivare, migliorare la raccolta differenziata del rifiuto ed è uno strumento che si abbina particolarmente con il centro storico di una città, nel senso che non è invasiva perché posiziona il contenitore per la raccolta del rifiuto differenziato sottoterra e quindi non deturpa sostanzialmente l'ambiente. Questo è quindi uno degli strumenti utilizzati per, da un lato, salvaguardare l'arredo urbano, dall'altro però consentire comunque la raccolta del rifiuto in maniera differenziata. E a tutti coloro che non apprezzano l'isola ecologica interrata, che spiegazioni si possono dare? Ma ognuno ha le proprie idee. L'isola ecologica interrata è uno strumento efficace e efficiente per raccogliere rifiuti. Ce ne sono degli altri, ciascuno mantiene le proprie opinioni. Noi abbiamo fatto questa scelta perché la riteniamo la migliore per raccogliere rifiuti in maniera differenziata, ma anche per salvaguardare l'arredo urbano, perché le alternative, che sono o cassonetti fuori terra o i sacchetti fuori porta del porta a porta, sono decisamente peggiori. Qual è il valore del ritrovamento avvenuto in piazza Anita Garibaldi? Ma il valore è legato all'importanza del mosaico, che sarà ben visibile anche nei suoi pregi tecnici e artistici. È importante anche il fatto di localizzare una presenza di una domus in un ambito in cui, cioè di una casa romana, in un ambito in cui non ce lo si aspettava, quindi porta nuove conoscenze sul sottosuolo di Ravenna. È importante la possibilità di completare l'attività di tutela con una fruizione pubblica, rendendo disponibile per tutti questo tipo di oggetti. Recuperare l'opera musiva, che tipo di intervento è stato fatto? Con lo scavo è durato alcuni mesi, è stato uno scavo stratigrafico che quindi ha consentito di sfogliare il terreno dalla parte più alta alla parte più bassa, portando in luce tutte le emergenze archeologiche, ad esempio frammenti di strutture di case in legno e fango, una struttura in mattoni tardo antica e poi appunto un pezzo di questa domus, di questa abitazione romana. E gli archeologi sono sempre stati presenti in cantiere, accanto ai restauratori in alcuni casi, e diciamo questo scavo così attento ci permetterà di ricostruire completamente la storia di questo frammento di città. Quindi dal punto di vista della tutela dell'opera musiva, da parte della sovrintendenza c'è stata la massima attenzione. Penso che più attenzione così non si potesse applicare, perché dopo lo scavo è stata fatta un'attenta valutazione di quello che potevano essere gli elementi positivi e negativi per la conservazione in situ. Non era possibile conservarlo in luogo, quindi nel luogo originale, e quindi si è provveduto con i restauratori allo strappo. Poi è in corso d'opera il restauro e poi sarà valorizzato entro breve tempo, mi auguro, in una sede pubblica. Quindi sarà possibile poi vedere quello che abbiamo trovato. A Ravenna Antica il compito di valorizzare e rendere fruibili questi importanti mosaici.
Sì, noi siamo in questo progetto comune, abbiamo il compito di valorizzare l'importante ritrovamento. Lo faremo in modo molto attento al valore del ritrovamento stesso, tant'è che ci occuperemo del restauro dei reperti, ci occuperemo dell'allestimento migliore dei reperti in una sede museale molto prestigiosa che è TAMO. Il ritrovamento dei mosaici che ora chiamiamo di Piazza Anita Garibaldi, poi avranno un nome adeguato, il ritrovamento dei mosaici, il loro allestimento compiuto sarà oggetto della terza sezione di TAMO nei chiostri settecenteschi. Quindi quello di cui abbiamo parlato oggi è una cosa importante per due ragioni, non solo per il valore del ritrovamento, ma anche perché diamo una risposta alla domanda che molti cittadini si sono posti: dove vanno a finire i ritrovamenti archeologici? Spesso nel nostro paese i ritrovamenti archeologici, anche importanti, scompaiono. In questo caso non solo non scompaiono, ma vengono in tempi relativamente rapidi, molto rapidi, allestiti, resi pienamente fruibili, leggibili attraverso un'attività di restauro, di studio, di ricerca, di allestimento architettonico, vengono resi immediatamente fruibili ai nostri concittadini e ai visitatori della nostra città. È un percorso virtuoso di cui terremo informati passo a passo i nostri concittadini. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.